Imparare a volare senza dover prendere quota, restando all'interno di un hangar, apprendendo anche le situazioni più estreme, pericolose. Ora è possibile, nel 72esimo stormo di Frosinone, la scuola di volo che forma i piloti di elicottero di tutte le forze armate e i corpi armati dello Stato italiano, oltre che allievi provenienti da corpi di altri stati. È possibile grazie all'arrivo di un nuovo moderno simulatore. È costituito da una carlinga reale di un elicottero che era stato dismesso. Può simulare tutte le condizioni di volo, giorno, notte o qualsiasi condizione meteorologica, e soprattutto ci permette di simulare qualsiasi condizione di avaria, che è la parte più importante che si intende simulare per addestrare il pilota e ottenere un pilota di qualità superiore. È un salto di qualità enorme nella formazione del personale, al punto che a presiedere la cerimonia è stato il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il generale di squadra aerea Pasquale Preziosa. Con lui il comandante del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare, il generale Franco Girardi, l'amministratore delegato della Selex, l'ingegnere Fabrizio Giulianini. Ogni percorso formativo deve avere una parte dove è possibile simulare, approfondire determinate cose che in volo e diciamo non ha la stessa possibilità di essere spiegata, di essere ripetuta, soprattutto di essere compresa dall'allievo. In occasione della consegna del nuovo simulatore, al 72esimo stormo è arrivata anche l'onorificenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. È un ordine equestre che risale ai tempi dell'imperatore Costantino I. Va a premiare l'attività e le opere eminentemente sociali dell'assistenza ospedaliera e della beneficenza. La nevicata dello scorso anno, del 2012, nonché un avvio di un progetto dell'ematologia pediatrica che abbiamo fatto in stretta collaborazione con l'Associazione Italiana contro le Leucemie, sezione di Frosinone.